E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non so se lo vedete da me qua dietro perché ho dovuto sistemare un po' l'esposizione, quindi mi sa che lo schermo non si vede, anche perché ci sono tantissime luci puntate contro, ma oggi andrò a parlarvi di Big Sur, della mia esperienza a fare l'aggiornamento, visto che molti hanno avuto problemi, compreso me, e se ora, durante la seconda settimana di aprile, ha senso aggiornare. Ma prima, sigla! Allora vi dico una cosa. Per partire io ho due partizioni, una con il sistema operativo originale, quello che ho trovato quando ho tirato fuori il Mac dalla scatola, cioè quello originale di fabbrica, e una con l'ultima versione del sistema operativo sempre aggiornata. La prima è da 150 giga, la seconda è il resto che rimane. Infatti sulla prima ci monto video, sull'altra faccio tutto il resto. Per montare video mi basta un programma, quindi capite che 150 giga bastano ed avanzano. Io sulla seconda partizione avevo Catalina fino alla seconda settimana di febbraio. Ho provato ad aggiornare a Big Sur alla versione 11.1 e mi si è bloccato tutto. Vabbè, ritorno a Catalina. Vabbè, la seconda volta ci riprovo visto che era uscito la 11.1.2. Ok, parte. Per aggiornare alla 11.2, mi sembra, mi si blocca il Mac. Stessa cosa di prima. Il Mac ha avuto dei problemi e si è riavviato. Clicco un tasto per riavviare. Faccio, non andava niente, torno a Catalina. Ieri mi sono stufato, ho detto dai aggiorniamo a Big Sur e alla fine stamattina ce l'ho fatta. Come potete vedere qua ho aggiornato a Big Sur, funziona tutto. Quindi ho deciso, beh, vi porto un video. Allora, come mi sto trovando? Mi sto trovando bene perché funziona meglio rispetto a Catalina, anche perché ho eseguito un'installazione pulita facendo un backup di Time Machine, ci ho messo circa 3 ore, però ora funziona davvero bene. Cioè io appena clicco Safari mi si apre, infatti pure sui vecchi Mac Big Sur ha migliorato la velocità, la fluidità del sistema. Le animazioni magari sui vecchi fanno fatica ad andare, però il resto del sistema è molto più fluido. Cioè guardate qua, io schiaccio 1, 2, 3 e si è già riaperto, io faccio così e si chiude subito, quindi è davvero davvero fluido. Ovviamente dovete avere un Mac compatibile, vi lascio qui la lista dei Mac compatibili e quindi vi dico, secondo me ha senso aggiornare ora nella seconda settimana aprirete a Mac OS Big Sur? Sì, perché ad esempio poi va a fortuna, perché c'è mia zia, ha aggiornato 2 giorni dopo l'uscita il suo MacBook Air del 2015, ma ha avuto un problema, 0 problemi e ha sempre funzionato, dipende, ma va a fortuna. Devo dire che io sono abbastanza sfortunato con gli aggiornamenti, perché mi era successo pure una volta con una versione di XR, però lì bisogna sperare che ti vada a buon fine. Con la 11.2.3 sono stati tolti molti bug e funziona davvero molto meglio. Quindi ve lo consiglio di installarlo, installatelo anche voi, questo video si chiamerà Installate tutti i Big Sur sui vostri Mac, perché è davvero interessante. Prima di andare via, visto che questo è un video di domenica, vi voglio dire un po' di cose. D'ora in poi uscirà sempre la domenica, sempre un video come questo. Ovviamente se riesco di domenica faccio uscire questo tipo di video dove parlo e basta. A breve arriverà pure una nuova serie, arriverà pure un progettino, spero che la qualità audio sia migliorata, vabbè la qualità video oramai da un po' che è migliorata. Vi voglio solo dire una cosa che mi avete già chiesto, per la storia di Swappy state attenti, non comprate da loro, però comunque vi porterò un video, vi metto all'erta perché hanno ricominciato a far parte di queste pubblicità con questi youtuber che si credono tutti contenti, in verità li hanno pagati. Quindi state all'occhio, se non lo sapete andate a vedere i miei video, nel caso se un video l'avrò già fatto uscire ve lo lascio qui in alto, spero che questo video vi sia piaciuto e niente dai, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!